Ciao a tutti amici chitarristi, io sono Riccardo Bertuzzi e oggi vi voglio parlare dei pedali della One Control. La One Control è una ditta giapponese che si è specializzata nella produzione di switchers e controller per pedali analogici, che hanno lo scopo di facilitare la vita a noi chitarristi che amiamo il suono dei pedali analogici, ma purtroppo soffriamo un pochino della mancanza di elasticità che ci viene invece fornita solitamente dalle unità digitali, no? E ci troviamo a ballare il tip tap sulle nostre pedaliere. Ecco, ok, è un'esperienza comune. Ecco che la One Control ci fornisce un'ampia gamma di soluzioni, dai più semplici pedali come questo AB Box che ho in mano per un facile cambio del percorso del nostro segnale, fino a unità molto più complesse come la Crocodile Tail Loop, che è una pedaliera a 10 switch con funzioni molto articolate, ma sempre tutti i pedali contraddistinti da una grande facilità di utilizzo e anche da una notevole solidità, cioè proprio la qualità costruttiva, potete toccarla con mano, guardate i dettagli, è veramente molto molto solido, ben fatto. Ok, oggi nello specifico vi voglio parlare di un altro pedale che si chiama Black Loop e adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Eccolo qui il Black Loop. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un switcher a due selettori che permette di entrare in due pedali singoli oppure in due catene separate di effetti e che ci dà il vantaggio della trasparenza essenzialmente, ovvero noi entriamo nel pedale che ci interessa soltanto quando lo attiviamo, ok? Altrimenti il segnale va dritto dalla nostra chitarra attraverso il black loop e ne va fuori, quindi il vantaggio è proprio la trasparenza, la mancanza di quell'effetto di impoverimento del segnale tipico di quando passiamo attraverso pedali che non sono true bypass. Il black loop è interamente true bypass e oltretutto ci fornisce anche una interessante funzione di alimentazione ramificata, ovvero noi fornendo la 9 volt alla black loop possiamo poi diramarla verso i due pedali attraverso due uscite separate sempre a 9 volt. Ok, adesso vi faccio sentire un po' di suoni. Thank you.